Eccoci di nuovo con la stagione 2014-2015 del Guidonia, esordio di Cecilli, Guidonia Valle del Tevere, vediamo un tiro di Toscano mandato in angolo da Ruggini con una gran parata. Valle del Tevere ancora in attacco, tiro cross di Ciocchetti e Ruggini mette in angolo. Dalla bandierina, colpo di testa alto di Toscano in questa prima fase del match, la Valle del Tevere domina l'incontro e sfiora nuovamente il gol, sempre con un tiro da fuori di Toscano. Poi la Guidonia esce dal guscio e costruisce una bella occasione da rete quando un cross viene raccolto da Trombetta con una rovesciata al lato. Applausi per il giocatore del Guidonia. Episodio importante della partita quando Barone lancia Trombetta che viene atterrato, espulsione di Mascarucci. Con la Valle del Tevere in 10 uomini, il Guidonia spera di poter far propria la partita in questo incontro di fronte Guidonia e Valle del Tevere che si erano già affrontati nella scorsa stagione nella semifinale della Coppa Italia di promozione. Siamo al secondo tempo che vede il Guidonia partire all'attacco. Vedete questa occasione che si crea Tucci che dalla sinistra si accentra e tira verso l'esterno della porta. Attenzione a questo episodio perché cambierà le sorti del match, c'è un dubbio fallo di Chianelli. Si riprenderà quindi con un calcio di punizione che batterà la Valle del Tevere. Quando siamo sul punteggio di 0-0 al quindicesimo del secondo tempo. Attenzione al calcio di punizione per la Valle del Tevere, quindicesimo della ripresa, come detto, batterà la punizione De Francesco. La palla arriva sul secondo palo con Pier Gentili che stoppa e indirizza sul lato opposto per il vantaggio della Valle del Tevere con un gol che arriva su calcio piazzato, difesa del Guidonia ferma in questa occasione, Valle del Tevere che ne approfitta per realizzare la rete del vantaggio, l'esultanza della squadra della Valle del Tevere, una delle candidate alla vittoria finale del campionato, sicuramente in questo caso la retroguardia del Guidonia è rimasta a guardare colpevolmente. Reazione del Guidonia, attenzione perché siamo al 23esimo, c'è un calcio d'angolo. La battuta esce male, Piccarozzi, cross di Trombetta e colpo di testa di Bernardini salvato sulla linea della porta. Altra occasione per il Guidonia da calcio piazzato, vediamo l'esecuzione della punizione con il pallone in aria, il colpo di testa, palla che sorvola la traversa, si resta sempre sul punteggio di 1-0 per la Valle del Tevere che può usufruire di questa punizione con il pallone che arriva a Toscano, il quale stoppa bene e poi conclude il tiro dell'ex, finisce alto. Attenzione al 33esimo, la ripartenza della Valle del Tevere, contropiede fulmineo, Cremonini anticipa Ruggini, palla a De Francesco che a porta vuota non può sbagliare, è il 2-0 che praticamente regala i 3 punti alla Valle del Tevere, una grande esultanza per una delle squadre candidate alla vittoria finale. Guidonia che nel finale proverà ad accorciare le distanze, qui vediamo un rasoterra di Alessandro Deodati bloccato da Piccarozzi.